Questa è la bellezza di questo mondo. Se fai le cose giuste, in qualunque modo, comunque funziona. Lo fai piangendo, lo fai con amore, lo fai con gioia, lo fai con odio, lo fai con rabbia. Se fai la cosa giusta, funziona. Il mondo è in questo modo. Finché fai le cose giuste, non importa come lo fai, comunque funziona. Non esiste qualcosa come solo se lo fai amorevolmente funzionerà. No, se lo fai amorevolmente sarà bello per te. Tutto qui. Il processo sarà meraviglioso per te, altrimenti sarà sofferenza, ma comunque funziona. Se vai ad annaffiare queste piante di mango, con grande angoscia, comunque funziona. I manghi arriveranno, è solo che non puoi goderne, qualcun altro ne mangerà. Se lo fai molto gioiosamente, amorevolmente, la prima apparizione del fiore la noterai. Magari potrai mangiarne. Altrimenti potresti non mangiarne, ma comunque funziona. Questa è la bellezza di questa esistenza. Finché fai le cose giuste, funziona. Come lo fai deciderà la qualità della tua vita. Non se accade o no, accadrà in ogni caso. Accadde una volta, c'era un allevatore di polli. Sai, un allevatore di polli, un allevatore di pollame. Per migliorare la produttività, faceva sempre delle ricerche. E un giorno trovò un articolo di giornale su come un uomo avesse stabilito un record posando 24.000 mattoni in un giorno, un muratore. Fu molto ispirato. Ritagliò l'articolo del giornale e lo stava portando nel pollaio. La gente chiese, cosa hai intenzione di fare? Dove stai andando? Lui disse, ho intenzione di dire a tutti i miei polli come quest'uomo abbia posato 24.000 mattoni in un giorno. Speri. Non funziona così. Non è così che funziona. Un uomo ha posato 24.000 mattoni. Dillo ai tuoi polli. Non deporranno 24.000 uova per te. Non funziona così. Solo per scoprire come questo funziona, sfortunatamente la gente impiega tutta una vita. E ancora non sanno come funziona. Se capisci questo, che se ti elevi oltre la tua discriminazione e sei capace di vedere ogni cosa come una sola, se hai solo un occhio per ogni cosa, per questo un tipo di occhio, per quello un altro tipo di occhio. No, non quello. Hai solo un occhio per ogni cosa. Se sei così, improvvisamente il tuo corpo sarà pieno di luce, funziona. Quest'unica cosa, solo questa cosa, se puoi, invece di essere qui, se permetti alla tua spiritualità di andare fin qui, se questi due occhi vengono sommersi e sei in grado di vedere ogni cosa con un occhio, non due. Ti piace questa persona, non ti piace quella persona, ami questa persona, odi quella persona, ti va bene questo, non va bene quello. Questo è simpatico, non sopporti quello. Se solo trascendi questo, se sei capace di guardare ogni cosa con un occhio, la sadhana andrà in una dimensione completamente diversa. Questa sola cosa devi fare, altrimenti illuminarsi richiede tanto sforzo. Se vuoi illuminarti senza questo, richiede uno sforzo fenomenale e svanisce molto presto. Vedi, quando guardi la tua vita solo come un processo di sopravvivenza, la discriminazione è un obbligo. Cammini per strada, sei come ogni altro animale nella foresta, che guarda costantemente chi va bene, chi non va bene, dov'è il pericolo, dov'è un amico, dov'è un nemico. Costantemente facendo attenzione. Se vivi in quella condizione, la sopravvivenza viene presa in carico, sì. Ma questo processo discriminatorio, se supera i suoi limiti,
Allora ogni cosa nell'esistenza diventa frammentato e le probabilità che tu ti possa mai illuminare diventano remote. È utile solo per la sopravvivenza. Se vuoi guardare la vita, se vuoi percepire la vita per ciò che veramente è, ti serve un occhio, non due. Due ti aiuteranno a sopravvivere. Questo è tutto. È solo che in un arco di tempo, la sopravvivenza, la parola sopravvivenza, potrebbe essersi complicata. No, non è quello, non è solo sopravvivenza. Per portare avanti la mia professione, per seguire la mia carriera, per fare questo, quello, ho bisogno di una mente discriminatoria. È solo che hai complicato il tuo processo di sopravvivenza, tutto qui. Ciò che era solo cibo nello stomaco una volta, sopravvivenza, ora è diventato molte, molte, molte cose. Il processo di sopravvivenza è diventato estremamente complicato. Mentre la cosiddetta civilizzazione accade, le persone non sono diventate davvero civilizzate. Hanno complicato la propria primitività. La semplice primitività era, vedevi un uomo, se non ti piaceva lo infilzavi. Quella è semplice primitività. Ora è molto complessa. Se non ti piace qualcuno, scriverai un lungo articolo sul giornale, non menzionando nulla su di lui, ma lo farai a pezzi in mille modi diversi. Continuare costantemente a complicare il processo di sopravvivenza ti presenterà molti problemi e naturalmente potresti trovare delle soluzioni. Potresti tenerti occupato a inventare problemi e trovare soluzioni. Qual è la soluzione alla fine fine? Vedrai, se procedi così, l'unico sollievo sia per le persone che credono di stare trovando soluzioni e le persone che sono dirette nel creare problemi e le persone che creano problemi in modi indiretti. Per entrambi l'unico sollievo alla fine sarà di riposare in pace, perché quello è l'unico momento in cui sapranno cosa significa almeno sdraiarsi in un posto senza rigirarsi dentro di sé tutto il tempo. Neanche un momento di immobilità conoscerai mai. Se non hai conosciuto la bellezza e l'immensità di essere immobile, per dirla semplicemente, in realtà sei malato. Se sto seduto così, naturalmente penserai che sono malato. Non è così. Non è questo ciò che sta succedendo con la tua mente? Questa è malattia. Il tuo solo conforto è che nemmeno il dottore è in grado di vedere. Perché due persone che tremano non possono vedere l'un l'altro tremare. Se non riesci a venire a capo di questa vita, credi di avere una qualsiasi comprensione dell'intero panorama cosmico o di qualsiasi altro aspetto della vita? Pensi sia possibile? È solo che diventerai dedicato al tuo processo psicologico. Ciò che succede nella tua mente, i tuoi pensieri e le tue emozioni, diventa di importanza cruciale. Quando i tuoi pensieri e le tue emozioni diventano di importanza cruciale, per dirla molto semplicemente, significa che la tua insignificante creazione ha preso la precedenza. È diventata molto più importante della magnificenza della creazione del creatore. Significa solo questo. Questo è un modo molto, molto piccolo di esistere sul pianeta. Il modo più piccolo per un essere umano di esistere è di essere intrappolato nella propria creazione. Perché ciò che puoi creare qui, chiunque tu sia,
Per quanto potente tu sia, per quanto capace tu sia, ciò che puoi creare è così insignificante paragonato al panorama della creazione che è già accaduto. Se vuoi conoscere la vita, se vuoi assaporare la vita, se vuoi succhiare la linfa della vita, non accadrà mai attraverso il tuo processo psicologico.